Allora, siamo con l'assessore Enzo Fangio, l'assessore comunale di Castiglione Messer Marino, il quale rispetto all'ipotesi che l'istituto scolastico di Castiglione perda in blocco i 15, quasi 15 alunni di Fraine, ha un'idea che può essere consigliata alla Regione. Assessore, qual è questa idea? Allora, io ritengo innanzitutto che, fermo restando la volontà dei genitori, che è la cosa principale a cui dobbiamo guardare, quindi se un genitore vuole portare il suo figlio a Rocca Spinalvedi è liberissimo di farlo e ci mancherebbe altro. Per chi non vuole interrompere la continuità didattica con l'Istituto di Castiglione, quindi non lasciare che il figlio vada in un altro istituto, io ritengo che debba intervenire la protezione civile regionale, mettendo a disposizione per le famiglie che vogliono continuare a venire a Castiglione dei mezzi idonei per poter percorrere da settembre a giugno, quindi tutto il periodo scolastico, dei mezzi. La protezione civile regionale ha questa possibilità, li affermi nei garage, non vanno in giro tutto il giorno, quindi è una proposta che faremo già domani mattina all'assessore delegato Mazzocca. All'assessore Mazzocca, e quindi noi chiederemo questo, di assecondare i genitori che vogliono continuare a venire a Castiglione. Non è una questione di campanilismo o meno, però uno, paghiamo le tasse, due, questi bambini comunque devono completare il loro ciclo di studi con i compagni che hanno avuto dal primo anno, e quindi ritengo che sia una soluzione giusta. Capisco anche il comune di Fraine, che non può permettersi di autorizzare uno scuolabus in una strada interpoderale, quindi il comune di Fraine garantirà il trasporto per i bambini a Rocca Spinalvedi, mentre per gli altri ritengo che questa sia la soluzione giusta e idonea. Ma ci faccia capire, assessore, attualmente con la provinciale Fraine Castiglione chiusa, lo scuolabus che strada dovrebbe fare per raggiungere Castiglione? Attualmente fa la strada interpoderale, che come chilometri è la identica a quella di prima, solo che ci sono dei dislivelli importanti che nel periodo invernale comunque non permetterebbero allo scuolabus di passare in sicurezza, quindi è qui che deve intervenire la protezione civile. Questa è un'emergenza, bisogna comunque affrontarla. Altro punto importante è che noi domani in Consiglio Comunale approviamo una delibera dove facciamo un accordo di programma provincia, regione e comune sulla strada di Torrebruna, quindi con i finanziamenti che ci sono entro novembre io spero che la strada sia percorribile, quindi c'è anche un'alternativa per venire a Castiglione, quindi se tutto va bene per novembre si passa anche lì, quindi quando c'è la neve si può fare anche l'altra strada, però io penso che la cosa importante è non interrompere la continuità didattica dei bambini. Sicuramente la professionalità delle maestre, anche per chi andrà a Rocca Spinalvedi, sarà massima, quindi non ci sarà nessun problema, però per chi vuole continuare a frequentare gli amici di prima è bene dargli questa possibilità. Ripeto, siamo cittadini, paghiamo le tasse, è un diritto che noi dobbiamo pretendere dagli organi competenti, che devono assicurarci questo servizio.